Oggi parleremo di cosa significa essere un half in Giappone, ovvero avere un sangue misto giapponese straniero. Per analizzare questa situazione prenderemo in esame l'esperienza di Sandra Heflin, una donna metà giapponese e metà tedesca, autrice di molti libri riguardo a questa questione. Uno di questi ha come titolo Non dare per scontato che tutti gli half siano necessariamente belli. Il titolo può sembrare quasi comico, ma in realtà è un libro molto serio, che analizza la questione nel profondo, parlando del bullismo e anche della questione dell'identità, qualcosa per cui molti di loro lottano perché non riescono a definirsi. Avete presente? Non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. Benché chiedendo a moltissimi giapponesi in varie interviste, quasi tutti rispondano che non c'è nulla di diverso tra un giapponese e un half, Sandra sostiene che anche se dicono ciò, non è sempre realmente così. Per esempio, se un half dall'aspetto caucasico si presenta con un nome e cognome completamente giapponese, la reazione dell'interlocutore giapponese puro sangue potrebbe essere molto facilmente «Eh? Ma come mai non è un secondo nome straniero?» Ed anche se questa domanda non necessariamente è percepita come una forma di discriminazione, fa comunque sentire l'half di turno fuori luogo. E ciò si ripercuote in TV. Esistono infatti moltissimi presentatori half che quando vengono assunti per lavorare nell'industria dell'intrattenimento, gli viene chiesto di darsi un nome straniero o un cognome straniero perché con quella faccia creerebbero confusione nei telespettatori se avessero un nome completamente giapponese. Anche se ciò non è forse realmente una forma di bullismo, per molti è una cosa non piacevole. Questo tuttavia è un problema, tra virgolette, che tocca solamente gli half che hanno un aspetto da stranieri e ci si aspetta che ciò si ripercuota nel loro nome straniero. Se sei un half mix asiatico, tipo cinese, giapponese o giapponese coreano, questa questione del nome non sarà un problema. Lo so, sembra assurdo, ma è così. Per scrivere i suoi libri, Sandra ha avuto occasione di intervistare molti half e molti di loro hanno detto di aver subito bullismo a scuola. E qui non parliamo di scuole internazionali, ma di scuole pubbliche e normali, in cui la percentuale di studenti stranieri half è molto bassa. In Giappone, per esempio, ci sono dei giorni in cui i genitori sono invitati ad assistere alle lezioni coi bambini. Durante queste giornate è normale che il genitore straniero spiccherà rispetto agli altri e gli altri bambini probabilmente lo sottolineeranno, dicendo frasi come «Certo che tua mamma è proprio appariscente», oppure «tuo papà è davvero strano» e così via. Nel 2010 addirittura c'è stata una notizia che diceva che a Gunma una bambina metà filippina durante l'open day fu scoperta da altri compagni che da lì la presero in giro dicendo «tua mamma sembra un gorilla» finché non si suicidò. Questo è un esempio davvero grave e non frequente, tuttavia può farvi capire come queste situazioni, come la giornata dello sport o l'open day, siano spesso eventi in cui questo bullismo può iniziare, perché comunque vedrebbero i genitori dei bambini half a confronto con gli altri. In Giappone esistono moltissime celebrità che sono half, come Becky, Rola, Akemi Darungare, Rina Triendl, per dirne qualcuna, che sono spesso adorate perché molti giapponesi vedono in loro un privilegio, una fortuna e bellezza nell'essere half. Tuttavia Sandra sottolinea come ciò si verifichi nel mondo dell'intrattenimento, ma non nella vita normale. O meglio, se gli standard di bellezza per gli half sono questi, la gente normale può giudicarti in modo molto crudele se non sei bella come loro. E reagiscono con «Eh? Sei half? Non lo sembri per nulla!» La stessa Sandra ha detto che durante una cena speed date, lei essendo half era stata annunciata come tale, ma quando si presentò si accorse che molti erano delusi e uno di loro disse «Non sembri metà giapponese, sembri completamente straniera». Quella frase era molto maleducata perché poteva percepire la delusione di quell'uomo che si aspettava una half bellissima perché quello è lo standard che propongono in TV. Se hai un genitore caucasico e l'altro giapponese, il nascituro unirà il bello di entrambe le razze, o così molti credono. Persino a Seba alcune ragazze lo hanno detto «Se avessi un figlio con te chissà come verrebbe bello» e altre superficialità di questo genere. Ovviamente non tutti i giapponesi sono così, ma certamente essere half può rendere la vita un po' più complessa in Giappone. Speriamo vivamente che questa situazione con l'affluenza degli stranieri e la globalizzazione possa migliorare. Siamo tutti uguali su questo pianeta e bisognerebbe andare oltre l'aspetto fisico prima di giudicare. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va seguitelo anche su Instagram, posta un sacco di cose interessanti.